Sava, inaugurazione della Biblioteca Bonsegna, una iniziativa che vede protagonisti l'ente civico, il comune savese e l'istituto comprensivo Bonsegna Toniolo. Sindaco Iaia, un modo per fare cultura partendo dalle scuole. Sì, assolutamente sì, è una giornata meravigliosa questa per noi, molto bella, oltre che dal punto di vista climatico, dal punto di vista proprio della ripresa, perché inauguriamo una nuova biblioteca molto colorata, una biblioteca per bambini, per i ragazzi, a disposizione di tutto il nostro territorio all'interno di questa bellissima scuola. Come avete modo di apprezzare, è una biblioteca concepita in maniera innovativa rispetto alle classiche biblioteche, c'è un piccolo palcoscenico, è pensata e studiata per i bambini. Chiaramente all'interno di questa biblioteca si potranno consultare dei testi per ragazzi, per bambini, ma si potranno anche intrattenere degli spettacoli, incontrarsi, utilizzarla come laboratorio. Quindi proprio a misura di bambini potremmo dire. Sì, assolutamente a misura di bambini, abbiamo utilizzato un bando della regione, il Comune di Sava si è classificato ai primi posti, per cui questa sera inauguriamo la biblioteca presso il Bonsegna Toniolo, sabato sera inaugureremo la biblioteca San Francesco, o la biblioteca più importante del nostro comune, e poi a settembre la terza biblioteca, la biblioteca Vitti, presso la scuola Tommaso Fiore. In questa maniera completiamo il sistema bibliotecario urbano del comune. Un trittico. Un trittico, sì, un trittico, e finalmente Sava, che alla fine è un paese di 16.000 abitanti, avrà a sua disposizione tre biblioteche importanti, peraltro collocate in tre zone diverse del nostro paese, quindi veramente avremo una disponibilità nei confronti dei nostri concittadini, ma anche di chi vorrà venire da fuori, di un sistema bibliotecario urbano completo. Verdiana Toma, la dottoressa Verdiana Toma, assessore alla cultura del comune di Sava, una iniziativa questa, l'inaugurazione della biblioteca Bonsegna Toniolo, che vede l'amministrazione comunale vicino a questo istituto comprensivo, una azione sinergica in favore delle nuove generazioni, perché qui si formeranno quella che sarà la classe dirigente prossima. Sì Luigi, dici bene, l'amministrazione comunale è sempre vicina alle scuole, alla popolazione scolastica savese. Cerchiamo, al di là della ristrutturazione messa insomma in attività della biblioteca, cerchiamo con diversi progetti di collaborare sinergicamente, portando e proponendo azioni positive sul territorio. Siamo felici che in questo caso a beneficiarne siano i più piccoli. Una serata all'insegna anche della rappresentazione scenica, il mondo di Oz, questa rappresentazione che vede appunto protagonista un'arte particolare che è quella dell'antico burattinaio, dei burattini, la rappresentazione dei burattini. Quale modo migliore per inaugurare questo luogo? Ci siamo affidati alla compagnia Teste di Legno per rappresentare il mondo di Oz, una storia sicuramente affascinante per i più piccoli, conosciuta per alcuni aspetti, ma sono sicura che stasera ne scopriranno degli altri. Un'occasione di incontrarsi nuovamente dopo un anno e mezzo veramente molto particolare, un'occasione per ritrovarsi. Proprio sembra la ripartenza, ecco, e ripartire dai più piccoli è un segno di positività verso il futuro, ovviamente positività in senso così dell'energia, non in senso virologico. Assolutamente sì, guardi, io cerco di tenere in me questa positività senz'altro, non dico ad alta voce la parola ripartenza proprio per scaramanzia. Crociamo le dita. Crociamo le dita. Il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Bonsegna Toniolo, la professoressa Sirsi Alessandra,
Professoressa, un giorno di festa, di gioia per i più piccoli, ci si diverte con la compagnia appunto delle teste di legno, con il mondo di Oz, ma è un motivo anche per riflettere, perché in queste stanze, in queste, io li definisco laboratori di cultura, in questa biblioteca si formano i più piccoli. Forse ritorniamo col pensiero agli anni della nostra infanzia. Sì, la biblioteca, diciamo, al Bonsegna ha una tradizione sicuramente di diversi anni, perché questa biblioteca si trova nella nostra scuola perché è Bonsegna, a cui è intitolata la scuola, era un maestro di questa scuola ed era un direttore didattico, ha vissuto nella prima metà dell'Ottocento e ha messo in piedi la prima biblioteca popolare circolante. E noi abbiamo ancora una parte antica di questa biblioteca che è oggetto di catalogazione, però l'idea del maestro Bonsegna, che noi seguiamo, era quella proprio di cominciare dai piccoli con la lettura, perché nulla più della lettura ha valenza, ha importanza per stimolare i bambini con le loro curiosità e con i loro viaggi, diciamo, nel mondo della fantasia, però anche nel mondo della scienza. Per sviluppare la creatività. La creatività, ma anche, diciamo, per apprendere tanti nuovi concetti scientifici. Noi poi abbiamo questo che vedete, è un primo ambiente, è un ambiente che con colori molto vivaci, sgargianti. L'idea era proprio quella di creare uno spazio a misura di bambino e a misura di famiglie. Tenete conto che qui in questa biblioteca converge sia un grande contributo dell'amministrazione comunale, ma convergono anche, diciamo, dei contributi che noi abbiamo, dei finanziamenti anche per libri o per altri arredi attraverso il Piano Nazionale Scuola Digitale, perché questo è un ambiente innovativo. Infatti abbiamo altri ambienti in questa biblioteca, abbiamo un ambiente dedicato alla robotica e alle tecnologie, e quindi abbiamo il mondo del logico e il mondo del magico, e questo è il mondo del magico. Si uniscono, si fondono nella formazione. Che servono per la formazione del bambino, servono a sollecitare l'attenzione e l'interesse dei bambini.